volevo dirti delle cose che mi porto dentro dall'infanzia, frammenti di memoria chiusi in una stanza, ma non è facile per me esprimere con le parole ciò che sento. Le incomprensioni non ci sono più, per questo voglio dirti almeno, almeno grazie. Grazie, ma la vita che mi hai dato è il dono più bello che ho. Grazie, grazie, ma che lo vogliamo o no, noi siamo insieme per l'eternità. Abbiamo cominciato con un vero talento, ed è proprio di questo che oggi vogliamo parlare, il talento musicale. Ce l'abbiamo tutti, io per esempio ce l'ho il talento musicale, quindi ce l'abbiamo tutti, ma non lo coltiviamo, oppure è un regalo, un dono della natura che riguarda solo poche persone? Sicuramente la nostra ospite che ha introdotto in questo modo meraviglioso la puntata di oggi ce l'ha ed è Cecilia Chahi. No. Grazie per essere qui come con no. noi, grazie per averci immediatamente portato in un'atmosfera altra che solo la musica comunque può regalarci, di raggiungere in pochissimi secondi un'altra dimensione, una dimensione inspiegabile. Oggi la nostra puntata, la nostra chiacchierata è dedicata interamente a questo, il talento. Talentuosi si nasce o si diventa, ognuno di noi iniziando a studiare sin da piccolo e magari con grandi insegnanti e grande impegno potrebbe diventare un genio musicale, che ne so, un Mozart. E allora perché io mi chiedo e vi chiedo, perché di Mozart ce n'è uno solo? Bella domanda. Proviamo a rispondere nel corso della nostra chiacchierata, che dire? Partiamo da qui. Ho tanti bambini che muoiono di fame. Questo non mi piace. Che si deve vedere un bambino così goloso? Nessuno può immaginare un bambino così privo di riconoscenza. Segnare, ti ho detto. Chiudi, no? Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità. Ah, bravo figuro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. No, no, canta Gigi, canta. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Allora, Cecilia Dei, ecco. Abbiamo sentita, avremo anche modo di sentirla. Tra l'altro Cecilia Chahi è figlia di uno dei maggiori compositori musicali del Novecento, sorella di Riccardo, un altro grande direttore d'orchestra, e insomma ha un lunghissimo curriculum, una musicista molto apprezzata, un vero talento apprezzato e riconosciuto, insomma. Poi ha suonato. Io sono scappata di casa a 19 anni e mi sono fatta tutta da sola, voglio chiarire. Sì, non sì. Scappata, nel senso che comunque sì, sono nata in una famiglia che mi ha dato tutta questa energia musicale, questo gioco di fare la musica da piccoli, cantare, suonare, però poi mi ha detto anche: vuoi fare la musicista, vuoi fare la tua vita? Vai. E questo lì per lì fu quasi una cosa eccessiva, però poi è stato invece un volo liberatorio, cioè veramente la mia strada anche artistica me la sono completamente costruita a modo mio. Affrancarsi da una famiglia di musicisti anche apprezzatissimi deve essere anche faticoso. Sì, senz'altro tutti si aspettavano molto da me. Perché molti pensano dall'esterno, di vabbè, figlia di musicisti ci avrà la strada spianata, ma no, poi anzi. La musica poi mette alla prova se uno ha talento veramente. Ma anche no? In casa, prima di passare con i parenti, cioè prima di piacere a loro, una volta che piace a loro sei a posto, cioè una volta che c'è il loro avvio, diciamo, e da piccola era un po' così, un suonare, un giocare, non era mai una cosa seria, questo era il bello. Cioè non c'era mai questo senso di serietà, anche se facevamo musica classica, che ovviamente richiede tanto impegno e serietà. Però c'era questo senso di gioco e di leggerezza, ecco. E questo è importante anche per i bambini che studiano la classica. Mantenere sempre una leggerezza, sì. Non essere mai troppo seri. E quando entra nel mondo, nella vita di Cecilia Dai,
L'arpa. Scusa. L'arpa è iniziata a 10 anni, non prestissimo. È iniziato prima il canto alla Filarmonica Romana e prima il pianoforte e il gioco musicale. Cioè, il mio primo duetto con mio padre è a 4 anni, armonica, bocca e pianoforte, che ho inserito anche nei miei CD, degli stralci vintage. Poi ho fatto a 6 anni il canto corale, cosa stupenda per iniziare la musica con un senso proprio anche spirituale del fare musica. E poi a un certo punto ho scelto l'arpa, però avrei potuto scegliere qualsiasi strumento. Io avevo scelto di fare la musicista. A 6 anni ho spalancato la porta di mio padre, lo studio dove c'era mio fratello al pianoforte, e ho detto, anch'io farò la musicista, no? Quando ero piccolina. Per cui proprio io da piccolo ho detto, la farò. Poi che fosse l'arpa, il violoncello... Quindi il talento musicale c'è a prescindere poi dallo strumento, cioè un talentuoso può riuscire benissimo a prescindere dallo strumento o sì. Il talento si lega con lo strumento, può legare con lo strumento? Non credo, non so, ognuno poi è soggettivo, c'è magari quello che sogna da quando ha 3 anni il violino, e come mio fratello sognava la bacchetta da quando aveva 13 anni, lui voleva solo la bacchetta, non aveva dubbi, mentre per me era la musica. Cioè per me era fare stare nella musica, forse come c'ero già stata, cioè avevo capito già che quella era la mia vita, stare dentro la musica. Mio fratello invece per lui era essere un direttore d'orchestra, e per mio padre addirittura a 6, 7, 12 anni aveva già scritto delle opere, delle commedie, quindi tutti avevamo già, come dire, dentro una voce, una vocazione poi è la musica. Adesso ci fa sentire qualche altra cosa? Ancora, va bene. Che cosa ci fa sentire? Con piacere. Ma dunque, vi farò sentire Aurora, che è l'apertura del mio nuovo album Istanti. Ed sì. È proprio un istante colto come tutto questo album. Sono istanti della mia vita privata descritti con lo strumento o gli strumenti che ho sovrainciso o con la voce. In questo caso è proprio un'aurora che era la voglia di percorrere un nuovo percorso di vita... del cuore e quindi anche della musica. Cecilia Sciai.